Uranio impoverito, oltre 300 militari morti e 7.500 quelli che hanno contratto un tumore all'estero, le testimonianze di chi era impegnato nell'ex Jugoslavia. In Croazia aumentano i femminicidi e i casi di violenza in famiglia, molto partecipate le manifestazioni di piazza per chiedere interventi più decisi da parte delle istituzioni. L'accoglienza dei migranti, tema caldo della campagna elettorale ungherese in vista delle europee, contrasti tra il governo e le testate giornalistiche indipendenti. I pescatori dei paesi che si affacciano sull'Adriatico chiedono all'Europa misure di riordino del settore, vincoli e normative uguali per tutti per evitare una concorrenza sleale. Non sono scomparsi o nati morti, ma venduti o dati in adozione. Il drammatico traffico di neonati avvenuto a Belgrado negli anni Ottanta, raccontato in un film del regista serbo Terzic. Sono il colonnello del ruolo d'onore Carlo Calcagni, ero un pilota istruttore di elicotteri e nel 96 ho partecipato alla missione internazionale di pace nei Balcani. Dopo quell'esperienza in Bosnia-Erzegovina ha sviluppato la cosiddetta sindrome dei Balcani che lo costringe per sopravvivere a sedute di disintossicazione sempre più frequenti. È una malattia neurologica degenerativa come la mia, che è anche cronica e irreversibile, ti toglie ogni giorno qualcosa. Non è un caso eccezionale. I reduci come lui dai territori dell'ex Jugoslavia, del Libano, dell'Afghanistan e dell'Iraq, vittime di una guerra che non sapevano li avrebbe inseguiti e raggiunti a casa, sono per ora 7.500 e 363 i morti. La causa è nota, ma solo a 119 riconosciuta per ragioni di servizio. Quell'uranio impoverito, messo nei proiettili per appesantirli e farli penetrare come burro nei blindati, che in realtà è solo la prima di un lungo elenco. Sono una trentina, tra cui titanio, arsenico, cesio, stronzio, nucleotidi radioattivi e metalli comunque ad azione genotossica. Molti pazienti sono una tavola periodica vivente. Nel 2002 fui uno dei primi militari a mettere piede in Afghanistan, ero l'autista dei sminatori, delle OD. Al ritorno la malattia. Con una duodenite bulbare erosiva, lo stomaco dilanato da materiali ferrosi all'interno. L'ospedale militare certifica e concede la pensione di invalidità. Il comitato di verifica, senza farmi nessuna visita, me l'ha tolta. Danilo Prestia, colonnello veterinario, ricostruiva i villaggi colpiti. 13 campagne, poi un cancro al rene. Un caso, pensava, ma dopo è toccato ad altri compagni e lui ha chiesto nuove analisi. E hanno scoperto che questo carcinoma era completamente pieno di nanoparticelle, di metalli pesanti, che si possono produrre solo oltre i 3-4 mila gradi di calore, con delle esplosioni. Per la scienza il meccanismo è chiaro. Con le nuove tecnologie di proteogenomica e di tossicologia clinica applicata è possibile documentare il nesso di causalità tra contaminanti e patologie degenerative neurotossiche e oncologiche. Quattro commissioni parlamentari hanno indagato sulle responsabilità di chi li aveva mandati laggiù privi delle protezioni adottate lì accanto dalle forze alleate e di chi ha permesso che i poligoni dell'esercito come Perdas de Fogo in Sardegna, dove il processo ai comandanti si avvia nel silenzio alla prescrizione generale, avvelenassero i militari e gli abitanti, ma solo la quarta si è chiusa l'anno scorso con una relazione sottoscritta da quasi tutti i componenti che parlava senza mezzi termini delle forze armate come di uno Stato nello Stato. Abbiamo rispettato il tenore, il significato di una commissione d'inchiesta che non può fondare i propri lavori su una maggioranza e su una minoranza, quasi che la verità possa avere una connotazione politica. Dopo 20 anni di muri di gomma e arroganti dinieghi, qualcosa però è cambiato. In un incontro alla Camera, un medico, il ministro Giulia Grillo, ha usato parole nette per ammettere gli errori e riproporre una legge che mette la salute dei soldati nelle mani dell'INAIL, elaborata dalla stessa commissione con l'ex procuratore Guariniello. Un'indagine epidemiologica che prenda in considerazione i militari non solo quando sono ancora in servizio, ma anche quando ormai sono congedati, altrimenti perdi tutti i morti per tumore. Segnali ancora più forti alle stellette che chiedono cure e rispetto la presenza del capo commissione difesa Gianluca Rizzo, che con la Grillo aveva partecipato alla commissione Scanu e una delegazione del governo serbo.
Dietro al problema dei militari ammalati incombe quello enorme dei civili, la cui esposizione ai contaminanti bellici non è stata temporanea, ma è permanente come una condanna. Abbiamo preso in esame varie fasce d'età e quella che risulta più colpita da leucemia e linfomi è compresa tra i 5 e i 9 anni. L'aumento è del 139%. Cosa chiedete voi all'Italia? Se ci vengono incontro, darci una mano, perché è grande il numero dei bambini che vengono per le cure, costose. Esistono terapie? Esiste una classe di farmaci ad effetto chelante, di eliminazione dei metalli tossici e recupero dei danni. Lavano insomma l'organismo? Di fatto detossificano. Nelle alte sfere nessuno se ne è accorto. Non è cambiato nulla, né in termini di protezione proprio di tipo materiale, fisico, con equipaggiamento particolare, né tantomeno sulla preparazione. La negazione che è alla base di tutto provoca un effetto domino sia dal punto di vista di prevenzione sia dal punto di vista di cura. Negli ultimi 10 anni in Croazia, un paese di circa 4 milioni di abitanti, sono state uccise più di 300 donne. Donne che nella maggioranza dei casi sono state vittime dei propri mariti, fidanzati o partner. In costante crescita anche i casi di violenza domestica. Nella stragrande maggioranza si tratta di uomini che maltrattano donne e minori. Una piaga sociale che le istituzioni statali, polizia, magistratura, ma anche servizi sanitari e servizi sociali spesso minimizzano, difendendo o giustificando gli autori delle violenze. Una situazione insostenibile che dopo alcuni casi particolarmente efferati ha portato migliaia di croati e croate a manifestare in piazza, a lanciare nei social la parola d'ordine hashtag Spasime, salvami, è stata l'attrice e drammaturga Jelena Veljača che chiede un adeguamento del codice penale. Vogliamo che ogni violenza in famiglia, sia fisica, sia sessuale, sia considerata un crimine e non una violazione del codice civile. Per capirsi, se voi oggi picchiate vostra moglie, per la legge, è come se non avete rispettato il rosso del semaforo. A scatenare la protesta, il caso di un padre già segnalato per atti di violenza che ha scaraventato dal balcone i 3 figli di tenerissima età. Bersaglio dei manifestanti, la struttura profondamente patriarcale della società e dello Stato croato. A irritare soprattutto la tolleranza, la costante sottovalutazione da parte della polizia e della magistratura per i delitti commessi all'interno del nucleo familiare. Un'accusa condivisa anche dalla psichiatra Gordana Bullian-Flander, che dirige il Centro per la protezione dei bambini e degli adolescenti di Zagabria. Le istituzioni troppe volte reagiscono in ritardo. Iniziano in ritardo a difendere le vittime della violenza e le procedure per avviare la protezione sono troppo lente. Spesso ho sentito i miei bambini pentirsi per aver denunciato le violenze, perché in procedimenti che durano anni loro devono costantemente discolparsi e provare che sono vittime. Le organizzatrici della protesta sono state ricevute dal premier conservatore Andrej Plenković. Il capo del governo croato ha accettato che le attività per adeguare le leggi sulla tutela dei minori e sulla violenza di genere e le modalità di intervento delle istituzioni siano monitorate da una rappresentante degli organizzatori della protesta. La campagna elettorale europea sarà presumibilmente calda anche in Ungheria. Il governo ha fatto stampare manifesti con i volti del finanziere George Soros e del presidente della Commissione Jean-Claude Juncker, accusati entrambi di favorire l'immigrazione illegale. Una mossa che ha portato il Partito Popolare Europeo, da cui proviene lo stesso Juncker, a sospendere Fidesz, la creatura del primo ministro ungherese Viktor Orban. Contro le politiche migratorie del governo ungherese opera il Comitato Helsinki ONG a difesa dei richiedenti asilo. Nei loro confronti il Parlamento ha promulgato una legge che tassa del 25% le donazioni estere a chi promuove l'immigrazione e tra grandi donatori figura proprio Soros. Un'imposta che l'ONG rifiuta di pagare, spiega perché Gabor Gyula. Noi pensiamo che questa legislazione, questa modifica legislativa non si applica
alle nostre attività, perché noi non promuoviamo l'immigrazione, noi quello che promuoviamo è la protezione internazionale e il rispetto alla legge, il rispetto ai convegni internazionali, alla Costituzione ungherese, al diritto dell'Unione Europea. Il muro dell'Ungheria ha contribuito a spostare verso ovest la rotta balcanica. Gli ingressi sono qualche migliaio l'anno e la gran parte dei migranti viene respinta e riportata in Serbia. Quelli trattenuti nei centri di detenzione al confine vengono lasciati senza cibo, accusa il Comitato Helsinki. L'autorità di asilo in Ungheria ha negato il cibo ai richiedenti asilo, che può anche essere considerato come una forma di tortura. Noi lavoriamo con tutti questi casi, dobbiamo portare molti casi alla Corte Europea dei Diritti Umani, rappresentiamo molti casi alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Dunque, meno casi non significa meno lavoro. Non ci sono solo le migrazioni sul tavolo. Il governo ha proposto generose misure a favore delle famiglie numerose. Le donne con almeno 4 figli, ad esempio, non pagheranno più tasse sul reddito per il resto della vita. A causa del diniego del governo ungherese a concederci un'intervista, abbiamo parlato con un opinionista dalle posizioni filo-orbaniane, Zsolt Jeszenszky. Il governo ha una visione, un piano, e lo sta mettendo in campo. Dall'altra parte l'opposizione non ha proposto alcuna idea alternativa. È orrendo quello che fa. È capace solo di mobilitare le persone a prendersela col governo. L'Ungheria rimane sotto l'occhio dell'Unione Europea per una possibile violazione dello Stato di diritto. E certo, non aiuta la grande concentrazione di centinaia di media sotto aziende filogovernative, anche se voci autorevoli nella stampa e sulla rete rimangono indipendenti. Atrazzo, per esempio, è una piccola testata online di giornalismo investigativo che ha l'obiettivo di smascherare la corruzione. La sua sede è spartana, nel retro di una cucina. Anita Kömüvesh è una dei redattori. The big public tenders, EU project. Tutti i grandi bandi pubblici, i progetti europei, i soldi dei contribuenti europei vanno agli amici del governo, quasi sempre ad un circolo di persone strettamente connesse a Orban. A tal proposito, Atlazio si è concentrata sulla ricchezza acquisita in pochi anni da uno stretto amico di Orban, l'imprenditore Lorenz Mesaros, che frequenta anche le coste del Mediterraneo con uno yacht milionario. Ma il termine corruzione proprio non piace a Jeszenszky. C'è un vecchio detto che dice: la corruzione è tutto ciò da cui sono stato lasciato fuori. Dei 28 paesi che aderiscono all'Unione Europea, soltanto 8 sono toccati dal Mar Mediterraneo e di questi ben 4 si affacciano sull'Adriatico, con l'Italia, Slovenia, Croazia e più a sud la Grecia, in attesa di entrare nel sistema comunitario Montenegro e Albania. Il prossimo Parlamento europeo, e l'auspicio di molti, dovrà sviluppare un interesse diverso nei confronti del Mediterraneo, soprattutto nel settore della pesca. La nostra pesca mediterranea è una pesca artigianale, locale, che nulla ha a che vedere con la pesca industriale del Mar del Nord. Eppure le norme stringenti che vengono realizzate dall'Europa non sono fatte per tutelare i nostri interessi. In passato, infatti, le normative europee hanno in qualche modo privilegiato le flotte atlantiche, non riservando specifica attenzione alla pesca mediterranea, che utilizza modalità e imbarcazioni molto diverse. L'Italia è il secondo maggiore produttore di pesca nel Mediterraneo, con volumi di poco inferiori alle 250.000 tonnellate annue di pescato ed un valore di 754 milioni di euro. È importante quanto accade nel Mar Adriatico, in passato anche teatro di una vera e propria guerra del pesce che ha registrato morti, sequestri di pescherecci, arresti degli equipaggi. La situazione ora è normalizzata, ma servono ulteriori misure di riordino. Il piccolo nostro laghetto adriatico. Le norme europee della politica comune, che sono contro la pesca illegale, che purtroppo viene realizzata anche nel nostro mare, vengono delle navi battenti anche bandiera di Comodo a pescare nel nostro Adriatico, e viene poi, diciamo, declinata in piani di gestione che sono nazionali. Quindi ognuno poi realizza la gestione delle risorse ittiche della pesca secondo le sue esigenze.
Se in Italia le norme, anche per effetto dei controlli, vengono rispettate in pieno, non accade così altrove. I nostri pescatori sono vincolati ai fermi settimanali, non così succede per i colleghi di altre marinerie, ma sono diversi gli esempi che imporrebbero una gestione collettiva della risorsa Adriatico. Abbiamo una concorrenza non corretta, perché noi siamo obbligati ad avere determinate taglie, a commercializzare determinate taglie, a rispettare determinati riposi. In altre zone dell'Adriatico questo non avviene. Molto è migliorato con l'ingresso della Croazia nella Comunità Europea, però ancora c'è da fare un bel po' affinché questo bacino chiuso possa avere una regola comune per tutti quanti. Se no si crea quella concorrenza sleale che fa male solo ed esclusivamente alle imprese. A fronte di alcuni vincoli imposti dall'Unione Europea, come la trama delle reti, fortemente condizionante per la tipologia del pescato in Adriatico, non mancano difficoltà legate anche a normative italiane, come la legge 154 che dispone pesanti sanzioni che addirittura in caso di violazioni possono portare al ritiro delle licenze di pesca. A tal proposito sono in corso attività correttive, ma esiste in Adriatico e in tutto il Mediterraneo un problema a cui prestare massima attenzione, in Europa e in Italia. Il ricambio generazionale. Lo Stato italiano e la Comunità Europea dovrebbe aiutare i giovani ad avvicinarsi al mestiere del pescatore. Si è perso un po' il valore della tradizione della pesca in Italia, specialmente nel mare Adriatico, e questo è un peccato. Diciotto anni fa mi imbattei in un articolo di un quotidiano che raccontava di bambini rubati alle mamme in un reparto neonatale di Belgrado. I bimbi venivano venduti ad altri genitori che non potevano avere figli. La storia sembrò talmente incredibile che pensai si trattasse di una trovata giornalistica per vendere più copie. In seguito però ritrovai altri articoli molto simili su altri giornali con fatti risalenti a epoche diverse. Si stima siano 500 i casi accaduti, non solo in Serbia, dagli anni 60 fino a poco tempo fa. Più di 5 anni di ricerche per portare al cinema la vicenda della protagonista Ana, una storia vera raccontata dal regista serbo Miroslav Terzic nel suo ultimo film Shavovi. Il titolo in italiano significa cuciture. Ana ha 50 anni, di professione fa la sarta e vive a Belgrado con il marito portiere di notte e la figlia studentessa universitaria. La sua esistenza però è ferma, cristallizzata 18 anni prima, quando in ospedale, dopo il parto del secondo figlio, le era stato detto che il bambino era nato morto. I casi sono tutti molto simili. La mamma dopo il parto è distrutta, viene sedata e quando si sveglia le viene spiegato che il bambino è nato morto, che è meglio se non lo vede perché il nascituro è deforme. A quel punto il bambino viene venduto. Tra l'altro su questo esistono informazioni molto diverse perché alcuni bambini sono stati ceduti per qualche bottiglia di grappa, per gli altri le nuove famiglie hanno pagato moltissimi soldi. La loro identità veniva cancellata e poi reinventata e costruita, passando da ospedale a ospedale, tra un ufficio e l'altro, come fosse un gioco delle tre carte. Io credo che questo sia uno dei traffici più mostruosi e scandalosi che possano esistere. Quando qualcuno si ritrova a vivere con un peso come questo, semplicemente non può più vivere. La protagonista, a un certo punto, la fanno passare per matta. Presentato nei giorni scorsi alla 20ª edizione del Festival del Cinema Europeo a Lecce, il film di Terzic è stato premiato a febbraio all'ultima Berlinale. Coproduzione tra Serbia, Croazia, Slovenia e Bosnia-Erzegovina, Cuciture racconta in maniera delicata una vicenda familiare privata. A interpretare la protagonista la grande attrice serba Snežana Bogdanović, che pur di scoprire la verità è disposta a tutto. Storia privata, ma allo stesso tempo anche scandalosa tragedia collettiva, sulla quale, ad eccezione di qualche giornalista, alcune associazioni e poi le famiglie, i genitori dei bambini scomparsi, nessuno finora ha voluto approfondire la vicenda.
Formalmente per ora non sta succedendo nulla. Con il film abbiamo almeno cercato di informare il pubblico. Abbiamo dato voce a queste madri che ogni tanto organizzano dei presidi davanti al Parlamento. Si tratta di 20, forse 30 genitori. Spero sinceramente che queste cose non accadano mai più. Però a chi è successo bisogna dare la possibilità di cercare e trovare la verità. Un titolo, Le cuciture, che si rifà alla professione di Anna, ma anche alle ferite ancora aperte. Le cuciture possono essere ovunque, sui vestiti, ma anche sull'anima. A me piacciono le cuciture forti, indistruttibili, per questo il titolo Cuciture. Per questo la protagonista fa la sarta e riesce a rimettere assieme le cuciture strappate.